sensi. Elisa ti scrive, vuole sapere come è stato recitare con il grande Umberto Zurita. Il mitico lupo, bellissimo, bellissimo, perché è un maestro lui, ha questo sguardo, no? Che è magnetico, quindi poi ha anche tutto il fascino del... Lui è messicano, se non sì. Un attore messicano molto famoso in Messico, ha fatto tante telenovela, tanti film per il Messico. E devo dire che lui non mi conosceva quando è arrivato un po' snob, poi dopo ha capito subito il clima, come era e quello che io volevo da lui, quindi che non doveva fare essere solo bello, ma doveva allora invece anche dare qualcosa di suo, e allora questo l'ha stimolato molto e devo dire ha creato un personaggio fantastico, leggendario. Sì, no. Com'è stato recitare e dirigere una serie tanto impegnativa ma nel contempo magnifica e strepitosa? Quando avete visto? C'era Zurita, c'era veramente l'imbarazzo della scelta. Non, io non mi soffermerei solamente sui due protagonisti. Poi indubbiamente sono due bellissimi ragazzi, quindi. E poi ci chiedono di sapere da Cinzia come si è trovata e che differenza ha trovato nel dirigere Umberto Zurita e Jorge De Villa. Intanto sono due attori, anche Jorge De Villa è un mito in Argentina, è veramente, infatti quando è arrivato il primo giorno sul set tutta la troupe lo trattava, Jorge vuole stare a sedersi qua, Jorge vuole da bere, cioè tutti veramente lo trattavano con i guanti bianchi, come proprio, un principe. Come un principe, sì. E a un certo punto io mi ricordo, facevo, sì, però signor Jorge può farlo un po' più imbarazzato questa scena? E tutti, no, Cinzia, ma cosa dici? Ma come? Dico, sì, è più imbarazzato, possibile che non capisci, deve fare. E poi è venuto fuori che imbarazzato in spagnolo vuol dire incinta, quindi e quindi nessuno capiva questa cosa. E comunque ecco, lui, ma niente, sono, quando c'hai grandi attori che sono, che, e poi no, anche grandi, insomma, i grandi attori non vedono l'ora che qualcuno li metta alla prova, perché essere solo grandi attori, no, vogliono avere difficoltà per cercare di far vedere, guarda, so fare anche questo, quindi anche se hanno tutta una carriera, no, di grandi film, di cose, più li stimoli e più gli piace, perché insomma, tutti ci tengono, no, a far vedere poi come sono bravi. Benedetta ha 13 anni e chiede un saluto da parte vostra e a raccontarle. Grazie. Ciao Anna, ti trovo fantastica in Terra di Belle. Sei una delle mie attrici preferite, scrive Carolina 98. E vorrei tanto sapere se ci sarà un seguito di questa fiction, ma ce lo chiedono tutti, e se tu reciterai in altri telefilm sulla Rai. Vorrei anche fare a Cinzia i miei complimenti, perché mi sono davvero innamorata per lei di Terra di Belle. Grazie, grazie. Sono felice. Ma le prossime cose è tutto in forse, quindi per scaramanzia, come si usa in questo ambiente, meglio non dirle, incrociamo le dita, finché non c'è niente di sicuro non diciamo. Per quanto riguarda Terra Ribelle 2, stiamo aspettando tutti quanti notizie. Anche dall'esito di com'è andata, perché comunque era una cosa nuova e quindi col fatto che invece piace, ha avuto successo, sicuramente ce la faranno fare. Lupo vuole sapere da Cinzia, ma la tua parte preferita del film invece qual è? Chi lo vuole sapere? È il lupo. Ah, la mia parte preferita del film. È una domanda troppo difficile. Tutto. Beh sì, io sono maniaca che no, ogni cosa per me è importante, quindi comunque sicuramente lei si chiama Lupo, quindi... Il bellissimo rapporto che c'è stato con il lupo e quello che lui diceva e anche la parte finale, proprio la fine della quinta puntata. Ciao Cinzia, mi chiamo Matilde e volevo sapere se la Roccaccia esiste davvero in Maremma, perché ho visto che c'è un agriturismo